stato della salute, della sanità, dell'ambiente, della missione morale, perché non sostenerlo, poi decideranno ad Avellino che campagna elettorale fare, su quali temi, perché io sono per la autodeterminazione dei territori, è la vera risposta all'autonomia differenziata, non breve. Senta, lei ha parlato di questione morale, non le sarà sfuggito che c'è un po' il comune di Avellino nel mirino della procura in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. Lei è stato sempre molto attento alle questioni morale, soprattutto verso il voto, verso le amministrative. Che ne pensi della situazione che si è delineata? Vabbè, su quello deciderà ovviamente la magistratura nella sua autonomia e indipendenza, ma non a caso nel rispondere prima a quella domanda ho parlato di questione morale, che per me rimane la vera questione centrale del buon governo. Non è sufficiente essere onesti, ma è determinante esserlo, soprattutto nei nostri territori e quando si governano amministrazioni locali o regionali, in particolare se si ha a che fare con denaro pubblico, se ha a che fare con il territorio, con i diritti. E quindi se io fossi un cittadino di qualsiasi città, vorrei votare innanzitutto una persona per bene a cui affidare le chiavi della propria comunità. Ma io ho lasciato il ruolo di portavoce perché in questo momento sto lavorando molto per mettere a disposizione, al servizio innanzitutto dei nostri territori, la mia esperienza di magistrato e di sindaco. Poi sto molto lavorando dal punto di vista culturale, che sta sempre la mia passione, quindi cerco con credibilità e coerenza di continuare le lotte politiche sulle vertenze, sull'attuazione della Costituzione, sui diritti fondamentali. Non programmo più tanto, ma sto implementando il mio impegno a Napoli in Campania, quindi cercherò di essere protagonista nelle prossime tornate regionali e comunali, però è presto per poter parlare di candidature. Per ora il mio più grande sponsor, diciamo, che mi sta veramente dando molta energia, è il sindaco Manfredi, perché non avrei mai immaginato di poter solo ipotizzare di ricandidarmi a sindaco, ma il totale fallimento di Manfredi è diventato per me un'istigazione fondamentale a impegnarmi nuovamente per la mia città. Quindi se Magistris si ricandiderà? No, è preso, non sono due anni. Però diciamo, ci sta Manfredi pensando. Ce la sta mettendo tutta per convincere. Penso che la questione morale nel bene e nel male è molto trasversale. Purtroppo il centrosinistra perde tanto nel nostro paese perché ha tradito tanto. Non avremmo il governo più a destra dall'inizio della Repubblica se non ci fossero stati fallimenti al centrosinistra. Vede, anche l'autonomia differenziata, che è un disegno eversivo portato avanti dalla Lega e dalle destre, ma l'autostrada a questo cammino l'ha costruito il centrosinistra modificando il titolo qui. Oggi io apprezzo che De Luca sia redento sulla strada dell'essere contro l'autonomia differenziata, ma io me lo ricordo nei convegni e nei dibattiti quando lui la sosteneva come un elemento positivo per la campagna. Basta guardarsi attorno alla sanità regionale per rendersi conto che la sanità regionalizzata è un disastro. Quindi la questione morale è veramente purtroppo trasversale. Per poter ricostruire una classe dirigente all'altezza bisogna partire dal basso, ed è per questo che mi piacciono più le esperienze, ecco, tipo Napoli, Avellino, le municipalità, i territori, perché là ti connetti con le persone e puoi costruire secondo me un'alternativa dal basso. Dall'alto l'alternativa non verrà mai, nemmeno dal campo largo, largone o larghetto che fanno. Da là poi c'è qualche sfumatura di grigio differente, ma non viene il cambiamento. Buonasera a tutti, ringrazio Luigi De Magistris per il piacere di averlo qui accanto a me a sostenermi in questa battaglia. Veramente sento con entusiasmo e con passione. Avellino è una città che amo, una città nella quale vivo, per la quale voglio impegnare le mie forze, che siano poche o siano tante. Io in questa città ci lavoro, ci voglio star bene, sono cresciuti i miei figli, c'è la mia famiglia e quindi non ho nessuna intenzione di andarmene, come purtroppo è capitato ad altre persone, a tante persone. Noi sappiamo che questa città era progettata negli anni 80 per essere 80.000 abitanti, purtroppo siamo ridotti a poco più di 50.000, quindi qualcosa è successo. Cosa è successo? Mi piace riflettere insieme a voi, io ho fatto la riflessione ma la voglio dare a voi, la mia riflessione. Conviene ascoltare le narrazioni che ci fanno altri oppure guardare con i nostri occhi?
me sembra che con i nostri occhi non può sfuggire che questa sia una città in gravissima sofferenza, dove il quotidiano è vissuto con una sofferenza, dove la vivibilità è davvero una categoria metafisica. Il responsabile del piano di zona ha detto che attiveranno altri punti di riferimento e offriranno il servizio ai disabili. Sta di fatto che c'è una sofferenza denunciata da MIT. Per quale motivo il piano di zona è così lento? Perché è stato commissariato? Perché questa è una situazione della quale vorremmo avere delle notizie, però tutto questo è un servizio che verrebbe offerto, dovrebbe essere offerto alle persone che hanno maggiore difficoltà a vivere rispetto a persone che possono procurarsi un reddito più elevato. E noi dobbiamo avere un rispetto maggiore per le persone che hanno bisogno, non certamente dobbiamo sempre guardare quelli che ne hanno meno di bisogno. Avellino è una città, ripeto, che soffre, però non è che possiamo fare la lista delle domandate. Dobbiamo in qualche modo imparare a pensare di come fare per lasciare l'esistente in questa città, per capovolgerla, per rivoluzionarla. Per noi ci sia lo spazio, il riconoscimento, il consenso e la solidarietà vostra. E quindi io vi invito a votare per la nostra lista, quella che faremo. L'8 e 9 giugno noi ci saremo. Grazie. Allora, buonasera a tutte e tutti. Io sono Antonio Liuzzi, sono qui, parlo a nome della Federazione Irpina di Rifondazione Comunista e dei Giovani Comunisti. Noi come Rifondazione Comunista abbiamo deciso di sostenere questo progetto, questa lista di Unione Popolare, perché siamo del parere che per Avellino serva un'alternativa che sia fuori dal cosiddetto sistema, come diceva De Magistris prima, sia del centrodestra che del centrosinistra. Noi abbiamo sempre lottato, la nostra linea politica è una che è in antitesi nei confronti di due schieramenti che si sono resi responsabili della situazione attuale di Avellino, ma in generale in tutta Italia, perché oggi vediamo il governo Meloni, la destra al governo, che continua a portare avanti un programma di privatizzazioni, di precarizzazione del lavoro, di difesa degli evasori fiscali, dello sfruttamento, però non è nulla di nuovo, perché queste cose di precarietà, di negazione dei diritti sul lavoro, l'abbiamo già vista con i governi di centrosinistra. E lo schieramento, ad esempio, del Partito Democratico, anche da Avellino, è solamente lo specchio di quanto è accaduto in Italia negli scorsi anni e che continua ad esserci, perché sono due facce della stessa medaglia, sia il centrosinistra che il centrodestra. Per Avellino quindi oggi serve un'alternativa che possa portare avanti un programma realmente rivoluzionario, che possa proporre agli avellinesi e agli avellinesi un progetto alternativo per questa città, che sia un progetto di rinascita, che non sia un progetto di stallo e che non sia soprattutto un progetto sulla parola, perché abbiamo visto tanti proclami anche da parte ad esempio dei governatori di regione che parlano di rivoluzione, che conducono a crociate contro l'autonomia differenziata, ma che poi sono anche loro responsabili della situazione attuale. Perché il presidente della regione Campania, che oggi ha organizzato la manifestazione a Roma contro l'autonomia differenziata, è lo stesso presidente della regione Campania che ha chiuso l'ospedale e pronto soccorso di Landolfi di Soluzza. Quindi se noi vogliamo lottare, e dobbiamo farlo fuori da questo circuito. Ecco, quello che oggi voglio portare qui all'attenzione sono dei temi che come Rifondazione Comunista portiamo avanti, delle lotte che noi da sempre, da ormai da 30 anni, portiamo avanti nel nostro territorio, come giovani comunisti, nei coordinamenti studenteschi, nelle scuole, contro la scuola dei padroni, contro la privatizzazione,
contro questo modello di scuola propugnato dal ministro Valditara, che propone una scuola del merito, una scuola delle disuguaglianze, la scuola delle prove basse, degli studenti di serie A e di serie B, dei tagli alla scuola, dei tagli alla sanità pubblica, al lavoro, alla sicurezza, alla prevenzione degli omicidi sul lavoro, perché le morti bianche sono omicidi sul lavoro. Non mi capita spesso di girare per sostenere altre candidature, per il semplice motivo che penso sempre che siano i territori, ovviamente, dove si vota, a scegliere, a sostenere e a motivare una campagna elettorale. Però con Aldo sono venuto volentieri, non solo stasera, anche altre volte, innanzitutto per le qualità umane, perché quando soprattutto si vota per il sindaco o la sindaca, si fa una prima valutazione a chi affiderei le chiavi di casa di una comunità. Quindi Aldo ha un profilo umano, morale e professionale che è di garanzia. Noi siamo schiacciati da un sistema, c'è un sistema globale che ci sta portando dritto dritto nel baratro. E noi dobbiamo osservare ogni giorno la televisione se è meglio che vince Trump, che dice che Hitler non era male, che ha fatto Capitol Hill, o meglio che vince uno che sulla strada del rincoglionimento, che confonde il Messico con la Palestina. Cioè, stiamo parlando degli Stati Uniti, stiamo parlando di un paesello così dove si vota per il sindaco lì, cioè stiamo parlando degli Stati Uniti d'America. Poi dovremmo decidere tra Putin e Zelensky chi è meglio. Von der Leyen, Meloni, Macron, Scholz, chi più ne ha più ne è. L'unico che tenta ogni tanto, gli anni avanzano e ogni tanto cerco di mettere gli anni il cerotto in bocca, e lo dico da laico, è Papa Francesco, come se permette di, ma vogliamo provare a fare un negoziato? Dopo 2 anni di guerra, dopo 500.000 vittime tra morti e feriti, 500 miliardi di soldi spesi, gli hanno dato addosso uno al Papa. Per non parlare della Palestina, dove come osavo qualche mese fa parlare di genocidio, il più buono mi dava come fiancheggiatore di Hamas, come filo terrorista. Oggi parlano tutti di genocidio. È un sistema, evidentemente, a cui serve la guerra, perché il capitalismo in fase senile si alimenta con le guerre. Poi abbiamo il sistema italiano, che ci dovremmo appassionare tra il governo delle destre e la discussione che va dal campo largo, largone o larghetto, senza riflettere che se oggi abbiamo la Meloni al governo è sicuramente sempre merito di chi vince. Io penso che quando si vince bisogna dare innanzitutto i meriti a chi, ma molto di questa vittoria è un progressivo fallimento di quello che è stato definito il centro-sinistra. Io sono una persona di sinistra da quando sono andato a scuola, nel senso la sinistra mi ha sempre appassionato nei valori, nelle cose. E se guardo quello che hanno fatto i partiti che nel circuito mediatico politico vengono definiti di sinistra negli ultimi 40 anni, io faccio fatica a trovare una cosa di sinistra che abbiano fatto. Che ti aspetti allora? Che a furia di massacrare quei valori, a furia di massacrare la Costituzione, è chiaro che arrivano le destre. Noi discutiamo tanto di autonomia differenziata, che sarà la mazzata finale per il nostro mezzogiorno, è chiaro il disegno delle destre, di Calderoni, ma chi è che ha costruito l'autostrada? Non è parlato di strada. Chi è che ha costruito l'autostrada? Il centro-sinistra ha costruito addirittura un'autostrada a 4 corsie, a scorrimento veloce, perché ha modificato la Costituzione per consentire a questi signori di fare autonomia differenziata. Potrei fare un elenco lunghissimo. Allora, siccome tutto mi appartiene tranne che la depressione, io credo che se noi vogliamo cambiare e rompere questo sistema, dobbiamo partire dal basso.